certamente anche nei tempi. Io molte sollecitazioni per quanto riguarda ringrazio il professor Andrea Ramirez-Vini, magari li riproponiamo dopo nel dibattito a seguito dell'intervento prima dei due discussant, così vediamo se appunto gli elementi positivi che ci auspichiamo di poter cogliere sono confermati poi, e in generale insomma. Diamo prima la parola a loro, poi magari se riusciamo, perché siamo nei tempi, apriamo il dibattito all'aperto. Chiedo soltanto per la parte tecnica. Diamo la parola prima a Veronica, ecco, visto. Diamo un attimo, magari prima la parola ad Andrea perché disconnettendo si è tolto di Senti, Miriam? Sì. Perfetto. Ti sentiamo. Senza mai scusandosi, ma questa volta lo faccio perché a quest'ora la velocità è un po' carissima. Ma mi resta solo una cosa che vedo lucidamente, che è quello di ringraziare Stefania per questa occasione, perché è un'occasione concreta che rinvievamo da vario tempo ed è riuscita a portarci tutti, ma quasi molti, qui effettivamente in una modalità dialogica e finalmente in presenza. Quindi ringrazio massima attenzione a tutti gli aspetti che hanno riguardato questa occasione nella discussione, come nota anche la tua attenzione. Allora, ti dicevo, infine della lucidità all'inizio di una sì, sono un po' appassionato, diciamo, felicemente appassionato, Anche di tante cose che interessanti che ho sentito tra ieri e oggi, tanto le relatrici e i relatori, sono un faccio puntuale riferimento ai tuoi interventi, ma provo a utilizzarli un po' congiuntamente per una considerazione di quello che sono. Avendo davvero tante cose, prestandoci un po' tutti a ripartire, di solito mi chiedo cosa mi porto a casa, cosa porto, cosa riporto con me, no? E naturalmente non si può portare tutto, quindi anche quello che è evidente nel suo valore, nel senso che non si può portare tutto, quindi è necessario scegliere. Allora, a me è sembrato di cogliere la presenza di una, la chiamo lettura per semplicità. Riguardo alla nostra trinomio, triade del convegno che dà il titolo al nostro incontro, ovvero giovani, donne, sud, sono andato se non mi Non è qui. Una lettura è che considera questi tre termini, ben consapevole del fatto che per ciascuno di questi termini c'è un cattivo. I non giovani, non sud, che intervengono e definiscono appunto rapporti, relazioni di potere, che siano generazionali o tra singoli individui, tra aree geopolitiche e non solo. Una seconda lettura che ho visto o che ho percepito, ma che non porto a casa neanche questa, non perché non sia di valore, perché mi interessa. È quella che vede giovani, donne e sud come, scusate se mi prendo qualche scienza, come tre fattori di rischio, come se fossero ipercolesterolemia, obesità e tabagismo. Se li pigli tutti e tre, sei a rischio e quindi devi stare un po' più attento. Ma, peraltro questa lettura è ben incardinata nel nostro impianto, anche perché a ciascuno di questi ambiti con nomi un pochino diversi, corrisponde un ministero. Peraltro, sono tre ministeri senza portafoglio, se non dico male, e tre ministeri, però anche questa è una lettura, quella dei fattori di rischio che non è molto importante, ovviamente, ma che non li voglio portare via. Complessivamente, alcune di queste, ecco, alcune minuscole cose concrete voglio dire subito. La prima è proprio del codice, sono molto molto interessato a questo aspetto e mi chiedo se è interministeriale.
anche, e che in che termini si sta muovendo. Una seconda cosa che citava Maria Lucia è il bilanciamento tra work e life, no? Che costituisce un'occasione, una chiave di accesso secondo me straordinaria per intervenire sulle disuguaglianze di genere, che effettivamente è un'occasione ad ora apparentemente non così. Work life in termini legati anche allo smart working, non ancora efficacemente considerata, come credo possa costituire una buona chiave di accesso anche l'aspetto homeschooling. Anche quelli sono due ambiti che abbiamo visto sovrapporsi e che in qualche misura possono costituire una chiave di accesso. Segnalo che una possibilità che avevamo, come più volte è stato ripreso il sistema educativo, si è parlato degli atenei, si è citato la questione delle discipline STEM, che denotano una profonda disuguaglianza di genere. Ecco, detto a quest'ora fuori verbale, siamo docenti di atenei, siamo noi che facciamo l'offerta formativa, non siamo mai stati in grado di ibridare alcuni percorsi con discipline STEM, anche quando quei percorsi non sono compiutamente mirati a sbocchi professionali di area politecnica. Era una cosa agile da fare, non l'abbiamo mai utilizzata per favorire lentamente. Ma scusate se mi sono apparentemente perso su questo aspetto. In sostanza, le due letture che leggono un po' l'intervento di Rita iniziale, è stato un po' l'imprinting dei nostri lavori, e sostanzialmente queste prime due letture evocano un po' la dimensione degli svantaggi, no? Mentre mi piaceva provare a cogliere l'aspetto legato alle opportunità, forse anche un po' nel suo titolo. Ecco, in che termini il rapporto giovani-donne-sud costituisce un'opportunità? A mio avviso è davvero una straordinaria opportunità per noi, per la sociologia, per il ruolo pubblico della sociologia, ma non solo per il ruolo pubblico in termini, non solo il ruolo tecnico della sociologia come recommendation for policies, ma nel suo ruolo scientifico a tutti gli effetti. Perché effettivamente si diceva le categorie, è stato citato anche Ambrosini, le categorie producono il fenomeno e poi noi seguiamo quel fenomeno in quei termini. Ecco che queste categorie sono utili per chi? La categoria giovane è utile per chi? Ci chiedeva la vita a dire come dice. In qualche modo questo orientamento, questo interrogativo ci richiede l'aggregazione, provare a ricomporre queste diverse categorie, provare a ricomporre cercando di da lì trovare un'attenzione non tanto alla categoria in sé, quanto alla connessione, al legame, alla relazione tra queste. Ecco, cogliendo in questi termini lo stimolo a cogliere l'opportunità, mi sembra che, per rispondere alla mia domanda di cosa mi porto a casa, mi sembra che alcune cose vadano in una linea comune che mi interessa molto, che è quella legata al tema evocato della quotidianità, dell'aria insieme alla socialità, ma anche quello delle pratiche, anche citato dal professor Giulla e ribadito da Stefania, che definiscono lo spazio, in qualche modo il contesto di ridefinizione dei rapporti di queste categorie. Questo è il contesto al quale mi sento di aggiungere l'elaborazione politica, nel senso che queste dimensioni rinviano al sostrato della politica, la dimensione sociale, se volete, della rielaborazione politica. Sendo qui un'ultima considerazione. Che è vero, come si diceva, le politiche sono le risorse politiche. C'è un dato che già in maniera banale rappresentato Andrea poco fa,
adeguato a un tempo molto ristretto dove saranno convogliate moltissime risorse e buona parte di queste risorse sono attorno a due macro temi che ritroviamo per tutti noi universitari hanno innestato molte dei nostri consigli che sono l'ambito della digitalizzazione e l'ambito dell'ambiente, della transizione ecologica. Ecco, possiamo stabilire che queste siano rincorse ad accaparrare risorse o che siano orientamenti deterministici della società in via di trasformazione. Quello che mi sembra di notare, che vorrei aggiungere alle parole chiave che ho citato poco fa, che in realtà ho detto voi, è che questi due spazi costituiscono due spazi in qualche modo non ancora compiutamente colonizzati da categoria, cioè la componente in particolare giovanile, che è quella che ci interessa, quindi nuove generazioni, hanno un'opportunità che credo non abbiano avuto da tempo e non avranno probabilmente per molto tempo, di poter delineare o contribuire in maniera significativa a delineare degli spazi che sul piano politico non sono ancora completamente elaborati. Lo sono in parte sul piano tecnico, nel campo della digitalizzazione ambientale è un po' più complesso, però nell'ambito della digitalizzazione è senz'altro. E costituiscono un contesto all'interno del quale facilmente le nuove generazioni possono favorire una ridefinizione forte delle relazioni e anche di nuove categorie. Del resto questa è la ragione per la quale effettivamente non ci sono politiche o strategie per il Sud, non ci sono tanto i giovani nel PNR, in qualche modo l'assenza di strategia e del segmento giovanile all'interno di questi due contesti differenti, a mio avviso è anche una possibilità, è anche una nota che permette di leggere una opportunità, una possibilità all'interno dei contesti che ho citato. Pertanto, rinnoverei l'attenzione a configurare con particolare e rinnovato interesse il tipo di elaborazione politica che mette in sinergia la sfera della digitalizzazione con la sfera della transizione. Poiché le nuove generazioni in questo contesto possono costituire un fattore davvero significativo per i prossimi anni, come ci ha anche segnalato allora poco fa. Grazie Andrea, grazie professor Gradini. Non so se è già pronta Veronica, approfitterei soltanto pochissimi secondi per rispondere all'input del professor Gradini rispetto al college. Non è interministeriale del Dipartimento delle Politiche Giovanili, e questo è il segno appunto di debolezza a cui io facevo riferimento. Io sono un po' più ottimista nel quadro complessivo. E questo perché in realtà i nuovi componenti che in sé sono in larga parte anche con competenze accademiche significative, cioè molti accademici ci sono all'interno di questi 14 e più esperti che hanno un curriculum, un profilo politico istituzionale nell'ambito. Il problema è che nel momento in cui è un organismo di valutazione delle politiche giovanili, non è il ministeriale, capiamo diciamo, il peso contrattuale che possa avere, non essere il ministero con valutazione di risorse, quindi rispetto agli altri ministeri, chiaramente il dialogo non è agevole, tant'è che chi lavora a questo tavolo ha composto tutto un impianto di indicatori complessissimo, però lamenta anche diciamo, proprio questo aspetto di difficoltà di interlocuzione su un piano più ampio. In questo senso, invece, una donna del sud e giovane, ultimamente ormai, di origine di Milano peraltro, rappresenterebbe, non politicamente ovviamente, ma nel
senso del esemplificativo appunto della possibilità di attenzione su questi temi, un po' la questione anche del portafoglio, perché invece su quel ministero diciamo, le risorse sono imponenti. Tra l'altro l'avevamo anche invitata diciamo, per il dibattito, ma non per chiaramente come relatore o come apertura di saluti, ma per far sì di provare magari questo è un obiettivo prossimo anche a dialogare con qualcuno di questi attori nelle prossime occasioni di confronto. Passo la parola a Veronica Rignolo per il secondo intervento appunto di discussione e poi apriamo la platea. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei partire con dei ringraziamenti non retorici ma sentiti alla professoressa Leone e a tutti coloro che hanno collaborato con lei per la realizzazione di questo convegno. E indubbiamente, come già hanno ricordato, in precedenza, insomma, un'importante occasione di incontro e confronto con studiosi e studiose che da anni affrontano il tema dei giovani. E sin dall'apertura dei lavori di ieri mi è stato chiaro che sarebbero emerse riflessioni significative. L'aspettativa, devo essere sincera, non è rimasta disattesa. Mi scuso per essere a distanza, non era assolutamente nei miei piani, ero pronta praticamente con la valigia in mano, ma poi due linee su test rapido per il Covid mi hanno imposto di rimanere a casa in isolamento, quindi mi scuso per questa presenza a distanza. Per tornare rapidamente alle questioni legate al convegno, ok, mi sentite? Sì, scusaci Veronica, ti sentivamo molto meglio. Ok, procedo? Sì. Ok, dicevo che tre sono le questioni trasversali sulle quali si sono sviluppate le analisi di queste due giornate di convegno: la questione giovanile, la questione territoriale e la questione di genere. E un'osservazione che vorrei condividere è che tali questioni si intrecciano a tratti in maniera inestricabile. Infatti si è parlato di nessi, relazioni, oppure si è detto parliamo prima di questione territoriale oppure di genere. E la domanda quindi che si apre è come ciascuno di questi elementi, l'essere giovane, l'essere donna, l'essere meridionale, si relazioni e interagisce, come si relaziona e come interagisce con gli altri. E qui torna quel tema della intersezionalità che è stato richiamato proprio ieri in apertura dei lavori dalla professoressa Bicchi. Si tratta quindi di fattori o vulnerabilità che si sommano producendo svantaggi multipli oppure il loro intreccio, appunto la loro intersezione dà vita a una situazione nuova, una situazione peculiare che è diversa dalla somma dei singoli fattori considerati separatamente. Probabilmente questa mattina nel dibattito in sala se ne è parlato, ma da casa non si sentiva bene, quindi dispiace se ho ripetuto qualche elemento di cui si è già discusso. Ricollegandomi al tema del lavoro di cura e della mancanza dei servizi presentato dalla professoressa Piga, mi è venuto in mente che proprio ieri leggendo un quotidiano nazionale ho trovato uno spunto molto legato a queste riflessioni, perché si parlava di disparità tra nord e sud anche in tema di asilo nido, di asili nido. Le percentuali di bambini iscritti al nido nelle diverse regioni del nord e del sud è molto diversa e marcata, è superiore al 50% in alcune regioni, penso per esempio all'esperienza di Reggio Emilia, e in altre invece come in Calabria il tasso di la percentuale di iscrizione nidi è sotto il 3%. E quindi qui torniamo sul tema del lavoro di cura, legato ovviamente all'occupazione femminile e al ruolo chiave giocato dalle politiche per favorire l'occupazione femminile. E occupazione femminile che proprio ieri il professor Loverde richiamava come una priorità in maniera molto, molto decisa. E i fondi del PNR anche su questo potrebbero aiutare a colmare il divario, infatti una quota consistente è stata proprio dedicata alla costruzione dei nidi, anche se poi molte realtà hanno faticato a scrivere i bandi o comunque le domande, c'è stata una paura di non riuscire poi a reggere la gestione economica e quindi questo ha rallentato le domande. Ma tornando più in maniera un po' più vicina ai temi di questo panel, la governance, le politiche e gli interventi, temi sui quali non sono un'esperta, ma questi temi, queste riflessioni mi hanno fatto sorgere tutta una serie di questioni che quindi pongo in maniera breve.
La prima questione è quanto le politiche messe in atto nel nostro paese, già a partire dalla crisi economica finanziaria, sono state effettivamente mirate alla riduzione del rischio, per esempio, di povertà dei giovani, oppure se tale focus non è stato esplicitamente perseguito. E quindi servono politiche specifiche, mirate, oppure sono sufficienti delle politiche trasversali? Questo punto è stato sollevato dalla professoressa Leone oggi in apertura del panel e ieri anche dal professor Martelli. E il professor Millefiorini ci ha proprio ricordato che nel PNR non c'è una voce specifica sui giovani, anche se nel complesso appunto ci si aspetta che possano beneficiarne. Il secondo quesito è quanto le politiche hanno saputo tener conto delle differenze territoriali che sono così evidenti dai dati presentati in questi due giorni. E il professor Moro ha ricostruito in maniera efficace il quadro delle politiche suddividendole in fasi, e nell'ultima fase ci ha spiegato che appunto non c'è una strategia, per esempio, per il sud, ci sono delle riserve, vengono riservate appunto delle quote per il sud. E il terzo e ultimo quesito riguarda un confronto con il contesto europeo. Un'altra domanda che mi è sorta è quanto le politiche rivolte ai giovani in Italia, le politiche di contrasto alla povertà, le politiche rivolte a combattere la disuguaglianza di genere, si caratterizzano per ritardi rispetto ad altre realtà europee. Quindi come si posiziona l'Italia in tal senso? Guardando i dati immagino male, però ecco, anche questa è una riflessione che mi è sorta ascoltando le presentazioni. E quindi, per essere sintetica, per andare in chiusura, mi pare di rilevare da queste riflessioni un'importanza, la necessità di studi e dati che possano supportare gli interventi, e la sociologia in tal senso può essere centrale, deve essere centrale, quindi studi e dati che possano servire per definire o ridefinire gli obiettivi nel settore delle politiche rivolte ai giovani o al contrasto delle disuguaglianze di genere. E proprio la professoressa Piga ci ha nelle slide appunto il Quality Index a livello europeo dalla European Institute for Gender Equality, e che è un indice importantissimo appunto che ci permette di monitorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro, in termini retributivi, nell'ambito della salute, fornisce informazioni sulla povertà delle donne, quindi tutte informazioni che sono ancora più rilevanti soprattutto dopo il periodo pandemico. Dunque la riflessione riguarda proprio i dati, l'importanza dei dati cruciali per elaborare gli interventi. E l'ultima riflessione di oggi riguarda la rinnovata importanza di valutare l'impatto degli interventi e delle politiche su una realtà che è in forte trasformazione. Qui raccolgo la riflessione del professor Moro. La valutazione dell'impatto degli interventi non solo per valutarne appunto l'efficacia o l'efficienza, ma cercando di cogliere anche altri aspetti, quindi muovendosi verso una valutazione che va al di là di un mero controllo degli interventi. E qui concludo, e grazie a tutti. Bene, siccome in questo momento scattano le due ore, io darei direttamente la parola a chi vuole fare qualche riflessione riguardo, in modo da avere un'immagine, diciamo, di confronto aperto. Poi ci si chiude di massa. Ok. L'esperienza di suicidio di massa, tutti qua. No, siamo... Professore Azzurra. Velocissimo. Ma stamattina ho sentito, hanno forte per essere dietro, no, dicevo, stamattina ho sentito, ma anche un po' ieri come un po' delle titubanze, come ho demoralizzazioni dei sociologi, no? E oggi grazie. Un po' come un notare di come siamo sempre in una situazione un po' straordinaria, che ci sono degli interventi straordinari e non organici, non abbiamo delle politiche complessive, cioè, tutto vero. Facciamo con quello che abbiamo. Io, scusate, sembra proprio così massa cucina, ma anche nei migliori momenti del nostro paese
si sono fatti grandi passi avanti con interventi che erano molto particolari. Io, scrivendo alcuni mesi fa l'ennesimo pezzo su Artigò per il manuale di Rita Vicchi, mi sono imbattuto su queste cose che ovviamente conoscevo, di come la riforma agraria, che è stata un qualche cosa di dirompente per il nostro paese, fu approvata con una legge stralcio, perché non c'erano le modalità politiche di riuscire ad avviare una riforma che fosse organica. E quindi si fece comunque qualcosa, e giustamente, come è stato ricordato prima, furono delle macro strutture tecniche allocate presso la cassa fulcinese, presso i ministeri, che guidarono tutta la faccenda. Ma ovviamente fu ovviamente osteggiata, ma pensate quello che ha modificato in termini tecnologici, di paesaggio, di struttura, frammentazione della proprietà, quindi creando nuovi soggetti sociali. C'è questo piano straordinario che è venuto per il Covid, è molto prendiamo quello che abbiamo, perché sappiamo tutte le volte che nel sistema, nella struttura sociale, immettiamo delle modificazioni ovviamente sensate, ragionate, costruite, condivise, eccetera, producono degli effetti. E secondo me gli effetti anche della modificazione dei rapporti tra i generi, eccetera, sono, diciamo così, all'orizzonte. Certo, i tempi sono sempre più lunghi di quelli che noi vorremmo, perché di mezzo ci sono le biografie. Però volevo proprio, così come una sorta anche di ringraziamento per la bella iniziativa e anche un po' più di entusiasmo e di vitalità. Stiamo facendo delle cose buone, certo le possiamo fare meglio, ma molte volte anche da interventi circoscritti saltano fuori delle cose. Io vorrei ricordare che le trasformazioni nel sistema universitario non sono tanto, a mio avviso, quelli della riforma Gelmini. Ma Ciampi che disse: l'organico è quello che è la somma dei punti che hanno le università, non i trasferimenti che paga il ministero. Quindi paga il pantalone, chiamiamo, sdoppiamo una cattedra, un decreto, ho detto basta, le risorse sono queste. Non dico mica che sia stato positivo, dico che però sta diciamo così, portato un fracasso di trasformazione. E grazie ancora. Grazie al professore Giulla anche per questa nota finale di riapertura, che personalmente uso 30 secondi per le conclusioni, visto che siamo distrutti. Sono in linea con questo spirito e spero che però in effetti, facendo con quello che abbiamo, usando quell'immagine del doppio cono di cui uno ha rovesciato, magari l'intento è questo, in questo senso: se è vero che le donne dai rapporti giovani guardano comunque, diciamo, anche inseguendo un sogno, se vogliamo, rispetto all'item che abbiamo visto ieri, che quella dimensione grassa attualmente possa in qualche modo riflettere, e quindi noi compresi ovviamente, su come guardare alla parte bassa invece del cono, quella delle generazioni, per evitare che ci siano generazioni che dovranno pagare un sacrificio oltre quelle che conosciamo, che sono quelle attuali, e per cercare appunto di far sì che la modificazione dei rapporti anche tra le generazioni possa essere, diciamo, più guardando veramente, diciamo, verso la parte bassa del cono e costruendo insieme, piuttosto che approfittando dell'essere in una condizione grassa in questo momento da parte delle generazioni centrali. Grazie a tutti, io sono io per davvero che ringrazio tutti per la partecipazione, perché spero che cogliate, ma sicuramente il feedback sarà così, questo intento che è comune, ripeto, anche dal gruppo ricerca sui giovani esperti, ma vedo anche chiaramente le diverse componenti che hanno collaborato e supportato l'iniziativa, se appunto ci riproponiamo di farlo, diciamo, con una cadenza periodica per avere momenti di, sia quelli più grandi sia quelli intermedi, per cercare di ragionare su tanti degli spunti che sono venuti fuori
in questi due giorni, figuriamo su insomma, nei prossimi lavori che vedono coinvolti i gruppi. E ringrazio perfettamente anche i collaboratori che hanno aiutato e hanno affrontato come avete fatto già voi, quindi vi ringrazio anche di averli ringraziati, perché naturalmente questo è un lavoro di gruppo. Grazie mille.